guardate che vi ho preparato. Bevi piano che è caldo. Tieni il caffè. Iniziamo. Un pezzettino di torta lo vuoi, amore? No, mamma, sono già a posto col latte. Tu? Sì, grazie, amore. Mi porgi il tovagliolo. Mi è tardi, devo andare. Ma finisci di bere. No, è tardi. Ciao mamma. Ciao amore. Stai attento, eh? Ciao papà. Gioia. Ma sì, va, la mangio anche un pezzettino. Buona. Buonissima. Ragazzi, che state facendo? Che sono questi schiamazzi? Tornate in classe. Ok, prof. Antonino, c'è Figlioli. Sta tornando, Antonino. Sì, Antonino sta arrivando. Ma sei cretino! Ah, mi hai fatto male! Che devi andare in bagno! E vai, pisci! Figlioli, andiamo in. Questa volta abbiamo parlato delle frazioni, ora andremo sempre avanti parlando delle frazioni. Ma Ludovica mi dirà quanto fa 3/6 di 3. 3. Brava Ludovica, accomodatevi ragazzi, forza. Di cosa stavamo parlando? Di frazioni. Bene, stiamo parlando di frazioni. Ilenia? Ilenia? Quindi. Antonino? Antonino, cosa succede? Niente, professoressa, sono caduto. A me non sembra che sei caduto. Ragazzi, mi dite cosa succede? Quindi? Vado io. Ciao, bambolotto.
Amore, è successo qualcosa? Niente, ma... Sei sicuro? Fra un po' il pronto e pranzo, vedi, eh? Mari, che è successo? Lo vedo strano. C'è qualcosa che non va. Questa storia va avanti da un po'. Cioè, lo vedi strano anche tu, un po'? Dobbiamo parlare con un professionista, Mari. Salvo, se pensi che è la cosa giusta, facciamolo. Ma in fretta. Sì, sì, andiamo da uno psicologo. Va bene, facciamo come dici tu. Avanti. Salve dottoressa, si può? Beh, certo, vi stavo aspettando. Salve, di nuovo, piacere, dottoressa Salvia. Ciao Nino. Saluta. Buongiorno, piacere, dottoressa Salvia. E allora, io ho avuto già modo di confrontarmi con suo marito telefonicamente, ho spiegato un po' la situazione e sono stata chiamata dai professori perché purtroppo hanno notato degli atteggiamenti particolari nei confronti di vostro figlio e quindi è una situazione abbastanza complessa, mi permetto di dire. Dobbiamo intervenire al più presto affinché Nino possa uscire tranquillamente da questa situazione, anche perché è ancora piccolino e quindi siamo in tempo. Però ho bisogno del vostro aiuto e sono sicura che l'avrò. Quindi, sicuramente. Se per voi va bene, io fisserei un appuntamento con Nino già la settimana prossima. Sì, sì, certo. Che ne pensi, Nino? Ci incontriamo la settimana prossima? Nino, la dottoressa sta parlando con te, rispondi. Mari, lascialo tranquillo. Lasciatelo tranquillo, sì. Mm-hmm. Allora possiamo fissare un appuntamento già la prossima settimana, siete d'accordo? Sì, sì. Ok. Grazie. Il suo. Allora, alla prossima. Arrivederci. Grazie. Piacere nuovamente. Ciao Nino. Ci vediamo la prossima settimana. Tranquilli. Ciao. Arrivederci di nuovo. Avanti. Salve, prego, accomodatevi. Piacere, sono la dottoressa Laura Indovina. Salve. Piacere. Piacere. Ciao. Tu devi essere Antonino. Ma che occhi che abbiamo. Mi avevano detto che avevi dei begli occhi, ma non credevo così belli. Dunque, allora, la collega mi ha affidato il caso di vostro figlio. E riteniamo che la situazione sia abbastanza delicata. E vorrei parlare a tu per tu con il ragazzo. Abbiamo questa necessità. Così ci conosciamo meglio. Che ne pensi, Antonino? Sì, per noi va bene. Così ci conosciamo un po'. Va bene. Va bene, grazie. Allora attendete qualche minuto fuori. Allora Antonino, io sono Laura. E... mi vuoi raccontare cosa è successo? Ti va se parliamo un pochettino? Diventiamo amici io e te? Che ne pensi? Ti va di raccontarmi quello che è successo? Va bene, Antonino. Mi chiami mamma e papà?
Ok. Prego, accomodatevi. Antonino, puoi aspettare fuori, lì, mamma e papà? Mm? Arriviamo, eh? Dottoressa, che è successo? Allora, il ragazzo è molto chiuso. Non ha voluto parlare, non ha voluto comunicare, né raccontare nulla. E il consiglio è quello di, diciamo, farlo socializzare anche con altri ragazzi al di fuori della scuola. Quindi non so se dove abitate voi, ecco, c'è un ritrovo, sì. Una, ecco, magari una piazzetta. Una piazzetta, sì. Quindi magari invogliarlo, inizialmente lo accompagnerete voi, magari cercate di fargli fare nuove amicizie. Da allontanarlo anche da, ecco, da avere un altro ambiente in cui poter socializzare, ecco. Va bene. D'accordo? Sì, dottoressa. Va bene, ci risentiremo telefonicamente. Va bene. Tra un paio di giorni vediamo come va la situazione. Va bene. D'accordo? Va bene, dottoressa. Grazie mille. Arrivederci. 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 Vieni Antonino, vieni a giocare con noi. Vai Ninuzzo. Ninuzzo, vai a giocare, dai. Ninuzzo. Vai Ninuzzo. Prendi Antonino. Prendila. Vabbè ragazzi, giochiamo. Prendi Simone. Vai Alessio. Vai Simone. Come dobbiamo fare questo, ragazzi? Sono preoccupato. Prendila Simone. Prendila Andrea. Guarda che bellini, mamma. Un proprio. Hanno suonato. Vado io. Grazie, mamma, vai tu. Buongiorno, signora. Buongiorno. Per Antonino. Sì, mio figlio. Una firma qui. Ok, grazie, arrivederci. Arrivederci. Mamma, chi era? C'è una lettera per te. Una lettera? E chi è? Ufficio scolastico regionale. Istituto Superiore Minutoli. Oggetto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, premesso che con provvedimento dell'ufficio scolastico regionale si conviene e si stipula. Il presente contratto di lavoro a tempo indeterminato è il passaggio di ruolo. È il passaggio di ruolo. Ce l'ho fatta. Bravo. Mamma. Mamma, ce l'ho fatta! Bravo, auguri. Auguri! Sono passato di nuovo, mamma! Chiama papà! Papà, guarda!
Mi è arrivata la lettera per il passaggio di ruolo. Complimenti. Ce l'ho fatta, mamma. Ce l'ho fatta. Pure complimenti. Ce l'ho fatta. Ah, ma tu il fidanzato? Io non ne voglio fidanzato. Beh dai, ci sono io. Ma che devi fare? Guarda, la cosa migliore, io mi sono lasciata 2 giorni fa. Mi ha fatto le corna sto stronzo. Ma che schifo, mamma mia. Buongiorno prof, come va? Tutto bene. Benissimo, buona giornata. Buongiorno prof. Buongiorno. 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 Quante volte vi ho detto che non si può fumare? Vabbè ragazze, io torno in classe. Ecco, andate in classe anche voi, che è ora? Va Bischello, vattene, va, fammi fumare. E dai Alessia, fammelo fare un tiro. Ma vattene a comprare, va. Oh Nino, Nino, ti vedo turbato, che hai? Nino. Che ti succede, di? Oh. Ma, non è giornata.
Ragazzi, vi ricordate di cosa abbiamo parlato nella lezione precedente? Sì, prof. Marika, di cosa abbiamo parlato? Del diabete, prof. Bene. Francesca, mi parli del diabete? Sì, prof. Ci sono tre tipi di diabete. Il diabete di tipo 1, che è il diabete infantile, di tipo 2 è quello senile e di tipo 3 è quello gestazionale. Ok, bravi. Avanti! Buongiorno, professoressa. Mi dica, signor Nino. Mi scusi, potrei parlare un attimo con Alessia? Certamente. Alessia, prego. Ragazzi! Allora, stavamo parlando del diabete. Professoressa, io e Michelle potremmo andare in bagno. Andate. Vieni, vieni. Guarda un po'. Ogni giorno ce n'è una. Guarda qui. Non solo la sigaretta, che vi ho detto mille volte che non si può fumare, ma anche i fazzoletti sporchi. Io non ce la faccio più. Io ho la responsabilità qui. Il preside se la prende con me. Come te lo devo dire? Ma chi ti ha detto a te che sono stata io? Sei stata tu. Non sei stata tu. Non lo so. So solo che tu sei il capo branco qui. E ma sai il capo branco di cosa? Ma di cosa? Lasciatemi in pace. Ti prego. Oh! Fischello! 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 Andiamo, ragazze. Mamma, ciao, come va? Il viaggio? Tutto bene. Mamma, è tutto ok? No, no, questa voce è solo perché sono un po' stanco. Ok, papà? Bene, bene. No, mamma, non ti preoccupare. Ho avuto una giornata intensa. Ok, abbracciami tanto papà. Ci sentiamo dopo. Ciao mammina. Ragazzi, ma che è questa confusione? Sempre gli stessi siete! Ma che... Basta! Vado dal preside! Tutti!
sei cretino. Ah, mi hai fatto male! Figlioli, andiamo inne. Palla! Oh ragazzi, guardate chi c'è, il signor Nino! Oh, sempre tuo poverazzo, va, lasciatelo stare! Ora lo chiamo al centro e lo riempiamo pieno di pallonate. Signor Nino, può venire qui un secondo? Arrivo! Dimmi, Alessia. Ai! Oh! Siete tremendi! Mi fate schifo! Vergognatevi! Dai Alessia, muoviti! Dai, basta! Muoviti! Dai! Oh ragazzi, c'è il signor Antonino! Antonino c'è, non ci penso io! Signor Antonino, come sta? Siete un pugno di delinquenti! Vi faccio spendere tutti, uno per uno! Vieni. Sì, sì. Un po' d'acqua? Un po' d'acqua glielo do.
classe! Forza! Forza! Il segnalino non c'è, prendiamo le chiavi della palestra e andiamo. Vai, vai, io resto qua, faccio la guardia. Madre, non si può conoscere. Dai ragazzi, ogni volta tutto sto tempo, 3 ore però. Oh, ma che vuoi se il professore ci ha fatto uscire ora? Vabbè, ho capito, andiamo, dai. Oh, ho visto qualcuno. Anch'io. Che cosa? Niente, c'è, ragazzi. Oh, ma siete sempre le stesse. Andiamo, dai.
Oh, ma stai scantando? Io mi spavento! Oh, ma sta luce è difettosa! Buonasera ragazzi. Allora, questa sera interroghiamo. Professore, prima che inizi la lezione posso andare in bagno? Vai. Mi scusi, prof, possiamo andare anche noi in bagno prima che interroga? Andate. Guardate, questo è il posto in cui sono stata. Avete visto? Avete sentito? Effettivamente sì. Forse è meglio che andiamo dopo in bagno, che dici? Sì, meglio. Andate, andate. Tu sei il primo della lista.
Allora ragazzi, oggi tratteremo un argomento molto importante. Tratteremo e parleremo delle guerre, della prima e della seconda guerra mondiale. Professore, mi scusi, posso andare in bagno? Vai! Aspetta, mi raccomando, vai e chiama subito ai tuoi compagni e falli rientrare immediatamente. Va bene. Ragazzi, dato che i vostri compagni mancano da molto tempo, andate a fare una ricreazione, 5 minuti. Ci vediamo subito dopo. Simone! Thank you.
Sì, mamma. Io sono a scuola, che ho il pomeridiano, in caso poi se ne parla, non ti preoccupare. Bambo, ok, dai. Io sto andando, sono fuori, sto andando in bagno e poi devo entrare in classe che ho lezioni. Bambo, ok, ciao ciao. Francesco! Simone! Oh, ma dove siete? Thank you.
Vuoi mi toccare un pezzo di pedofilo, un pezzo di merda, non ti permettere! Come tutti morti? È stato il bidello Antonino. Ma che dici? Che cazzo dici? Ho sentito dove siete figli altri, mio figlio. Ma come? Aspetta che chiamiamo subito lei. La polizia. Pronto? Polizia! Per favore venite subito alla scuola Minutoli. È successa una strage. Vi prego, venite immediatamente. Dottoressa Mosetti, sono il commissario Antonio Di Maggio. Purtroppo abbiamo ricevuto una segnalazione dalla scuola di Minutolo di Messina, dove sono stati massacrati alcuni alunni e il responsabile è il bidello, un certo Antonino Salvia. Il sospettato si sta recando al parco giochi di Santa Lucia. Mi raccomando, fate presto perché è molto pericoloso. Va bene. È un soggetto poco affidabile. Arrestatelo! Fermo, sei in arresto. Vai sopra la testa. Dottoressa. Prego, prego.
Quando un ragazzo o una ragazza è vittima di bullismo, il suo mondo diventa una gabbia d'oppressione, dove ogni spiraglio di luce è coperto da una coltre di insulti e violenza che ne annullano l'identità. Per il bullo, la sua vittima è solo una nullità, e se quest'ultima non viene aiutata o non trova la forza di reagire, finisce per credere che sia davvero così. E le conseguenze possono essere davvero gravi.